Finalmente averlo qui. Bruno Zamborlin. Sei? Grazie. Benvenuto anche il ministro Boletti. Bentornato. Ciao, prego. Perfetto, grazie mille. Ciao a tutti, grazie a Riccardo per avermi invitato. Dunque, io mi chiamo Bruno e oggi parlo di come utilizzare la, diciamo, realtà aumentata con la musica. Allora, qui siamo un po' tutti maker, quindi sappiamo cos'è la realtà virtuale. La realtà virtuale è l'idea di immergerci in un mondo virtuale, fatto di metafore, fatto di video, di audio, eccetera. Ed è, se vogliamo, anche sostanzialmente quello che facciamo quando noi stiamo 8 ore davanti a un computer, davanti a un telefono, interagiamo con delle icone, con delle metafore, siamo in un mondo parallelo, insomma, e seguiamo delle regole che sono le regole che ha fatto l'inventore di quel software, il designer di quel software che noi usiamo. Contemporaneamente sappiamo c'è la realtà aumentata, che vuol dire, diciamo, tutte quelle tecnologie che cercano di inserirsi nel mondo vero intorno a noi. Quindi semplicemente noi abbiamo un corpo, abbiamo 2 mani, 2 gambe, diciamo, ok, forse la percentuale di skills umane che noi usiamo quando siamo seduti davanti a una tastiera o un mouse è probabilmente l'1%, quindi perché non cercare di usare un po' la nostra conoscenza del mondo attorno a noi, i movimenti del corpo, per interagire con la tecnologia. E quindi in realtà aumentata vuol dire, insomma, abbiamo visto Google Glasses o Microsoft, come si chiama, che fanno vedere i vari ologrammi, le varie effetti, sì, diciamo, speciali attorno a noi. Oppure, anche un po' in maniera un po' più frivola, abbiamo visto quest'estate gente di tutto il mondo che correva da una parte all'altra di parchi, strade, così, a cacciare i Pokémon. Cos'è? Quella è realtà aumentata, dove noi usiamo il mondo attorno a noi per giocare a un gioco. Allora io tre anni fa ormai, ho avuto un'idea, ho detto, ma perché non applichiamo lo stesso concetto al mondo della musica? Quindi anziché quando, non so quanti di noi vanno in discoteca o vanno a un concerto, però si vede sempre che quando si va a un laptop music concert c'è la persona dietro allo schermo che interagisce, che cerca di fare una performance live interagendo con delle interfacce che non sono state fatte, non sono state concepite per il live, come i faders, i knob, sono stati, diciamo, concepiti per controllare un parametro di un certo suono, non per fare una performance, per improvvisare o anche semplicemente per far vedere qualcosa al pubblico, insomma. E quindi ho avuto questa idea di utilizzare gli oggetti attorno a noi per controllare, per creare musica e elettronica, quindi musica comunque che usa le nuove tecnologie. Mi sono ricordato che non ho quello per mandare avanti le slide. Ecco qui. Allora, next. E quindi mi sono inventato questa idea del play the world. Quindi l'idea è utilizzare un piccolo sensore, eccolo qui, che io posso appiccicare a, diciamo, qualunque oggetto voglio, lo attacco al telefono portatile e imposto i parametri dell'app e, diciamo, trasformo questo oggetto, qualunque oggetto sia, in uno strumento musicale. Allora. Allora, torno qui fra un secondo, vi faccio vedere un piccolo video di 30 secondi. Allora, scusate il... Grazie. Allora, come funziona sta cosa? Allora, la spiego in 2 parole. Allora, c'è un'app, io attacco il sensore all'ingresso del microfono del telefono e poi appunto lo attacco a un paio di speakers oppure alle cuffie. Dentro c'è una serie di app, adesso ne abbiamo fatte 4 finora, però
tutte quante hanno due, diciamo, componenti dentro. Uno che è quello che fa il suono e uno quello che è il componente che invece fa il controllo, diciamo. Allora, adesso vi faccio un piccolo demo, se riesco, per, diciamo, spiegarvi queste due componenti. Allora, appiccico il Mojis a questa cassetta della frutta che ho trovato. Se resta appiccicato. Bene. Apro una delle app. Scusate, fatemela trovare. Eccola qui. Audio. Audio, audio. Oh, yeah. Eccolo. Grazie. Allora, cosa sta succedendo qui? Ve lo spiego. Dunque, immaginatevi quando io... Allora, immaginatevi quando io suono una chitarra, ad esempio. Il suono che sento è l'impatto dei due corpi. La corda della chitarra e il plettro, diciamo, che uso. Allora, il plettro è l'exciter e la corda della chitarra si chiama invece risuonatore. Qui succede più o meno la stessa cosa, dove qualunque vibrazione che creo quando tocco l'oggetto viene, diciamo, catturata dal sensore, viene usata come exciter, e invece il risuonatore viene simulato nell'app. Quindi io ho questa impressione che è come se questa cassetta della frutta adesso risuonasse come fosse la corda di un basso, ok? E quindi l'idea è che io non sto semplicemente triggerando suoni registrati, ma sto appunto andando ad eccitare un modello fisico. E ho quindi diciamo un'espressività che è, diciamo, caratterizzata dal mondo che mi circonda, dagli oggetti che mi circondano. E poi c'è un'altra parte, adesso faccio un altro demo, un po' più complicato, scusate, vi faccio diventare sordi, che invece ci spiega come questo strumento sia in grado di imparare dai musicisti. E quindi come i musicisti possono costruirsi, e da qui il link ai makers, possono costruirsi i propri strumenti musicali utilizzando qualunque oggetto attorno a loro. Quindi io apro l'app adesso e io posso insegnare allo strumento a riconoscere un certo numero di tocchi diversi che io faccio. Allora, audio. Audio. Audio, audio, audio. Niente. Va bene, riproviamo dopo, magari. Dai, qualcosina si sente, non sente niente. No, si sente niente. Cosa? Chiudi. Chiudi. Vabbè, lo faccio dopo, semmai, eh? Apri. Eccola. Bene, allora adesso insegno a questo strumento, questa cassetta qui, insegno a appunto riconoscere un certo numero di gesti. Allora, facciamo il primo gesto, io che batto qui con il pollice, associo a questo suono qui del clap. Allora, l'insegno. Ok. Ho, diciamo, fatto una decina di esempi. Ora invece scelgo un secondo suono, diciamo che scelgo conga, e la associo al suono della mia nocca che tocca, diciamo, questa valigetta. Adesso lo strumento ha imparato questi due gesti. Terzo gesto, facciamo un suono di basso. Ora
Ora il sistema è in grado di riconoscere tre gesti. Eccetera, eccetera. Allora, grazie mille. Allora, questo è un piccolo demo, vabbè, fatto così. Invece adesso voglio farvi vedere quello che le persone che hanno usato questo strumento hanno fatto nel corso di questi ultimi mesi. Allora, qui, vabbè, questa è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto, forse Rodrigo e Gabriella, che forse conoscerete, sono due chitarristi messicani, hanno fatto la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, Breaking Bad e altre cose, hanno fatto uno spettacolo bellissimo, e poi un video di io e Rodrigo che suoniamo insieme, lui suona una chitarra con le emojis e io lo accompagno con un cesto di frutta. Imogen Heap, bravissima, Jean-Michel Jarre addirittura. Ok, allora questo è stato sostanzialmente il primo passo, quindi il passo di, diciamo, costruire un metastrumento, cioè uno strumento che abilitasse i musicisti a costruirsi i propri strumenti e inventarsi le proprie performance. Poi, qualche mese fa, abbiamo iniziato invece a lavorare a quello che abbiamo chiamato Emojis Play, che è invece l'idea di introdurre un nuovo prodotto con la stessa tecnologia, quindi sempre l'idea di suonare oggetti attorno a noi, però per l'educazione musicale, per i bimbi, per tutti i non musicisti che vogliono scoprire il mondo della musica, sentirsi musicisti e avvicinarsi al mondo della musica. Qui l'idea quindi è che le app sono estremamente semplici da usare, io posso, diciamo, scaricarmi i file MIDI oppure scrivermi le note, diciamo, tramite l'app, sincronizzarla con altri strumenti, eccetera. E vi faccio vedere un video di un mio amico di 10 anni a Londra e cosa ci ha fatto. Ci ha mandato questo video alcuni mesi fa. Ecco, grazie. Allora, qui ovviamente il bambino non è il genio della lampada, ovviamente aveva caricato una canzone per Elisa e appunto l'idea è che il sistema appunto usa sempre il modello fisico, quindi assume un po' il suono del fornello e lo armonizza alle note che vengono caricate, ha questo controllo incredibile, quindi può... più forte batte, più diciamo, forte è il suono, può, diciamo, strofinare, cioè usa questa idea del modello fisico, ma per diciamo, suonare qualunque pezzo voglia scriversi oppure scaricare. E questo è il video che vi avevo promesso prima, quindi appunto Rodrigo del duo, appunto Rodrigo e Gabriella, una piccola jam dove io uso Emojis Play, quindi questa app che suona le note preimpostate, e lui usa invece il Emojis Pro, che è appunto lo strumento in grado di imparare. Ecco. Ready? I'm ready. Thank you.
Very good. Virtuoso del music, virtuoso di Mojis. Questa è l'ultima app che stiamo per lanciare, piccolo messaggio, e poi abbiamo fatto, che appunto lanceremo tra un paio di settimane, inclusa appunto gratuita con il Mojis Play, dove l'idea è quella di insegnare il ritmo tramite il gioco, ecco, quindi Mojis appunto riconosce quanto forte appunto battiamo con le mani, se strofiniamo, se usiamo la mano destra o la mano sinistra, e ci insegna a tenere il tempo, a diciamo creare ritmi tramite un gioco. Eccoci. Perfetto, grazie mille. Grazie. Grazie Bruno. Grazie. Sì, grazie a te. In bocca al lupo.